Andiamo di là. E Matteo! Chi crede è il compleanno della Vergine Maria. Qualcuno si offende e io invece penso che ci sia qualcuno lassù che ci aiuta, ci illumina, ci protegge, ci accompagna. Ma siamo arrivati a un periodo storico incredibile per cui anche invocare, non per noi personalmente, ma per il nostro popolo, per i nostri figli, per la nostra comunità, la protezione del buon Dio e della Vergine Maria, ah, scandalo, scandalo. Vorrò vedere alcuni di questi che si sono scandalizzati nelle prossime settimane, quando la sinistra porterà in Parlamento magari l'utero in affitto, le adozioni gay o il suicidio di Stato, se si scandalizzeranno nella stessa maniera. Noi abbiamo pazienza, appena si vota, vi do la mia parola d'onore, vinciamo noi, vincete voi e questo paese lo riprendiamo per mano. Non possono scappare per sempre. Lasciamoli lì. Tanto è l'unico governo che ancora prima di cominciare ha già cominciato a scannarsi. Cioè, poi peraltro c'è una ministra piacentina. No. E io mi tolgo il cappello. Mi tolgo il cappello di fronte a qualcuno che riesce a passare nell'arco di pochi anni dalle conserve di pomodoro alle infrastrutture. Una roba... chapeau. Beh, che riesci, minga. Peraltro senza grande successo sulle conserve di pomodoro, peraltro.